Buongiorno belli, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi vi porto tre trattamenti ristrutturanti per i capelli ricci che lasciano i capelli spettacolari. Cominciamo con i trattamenti, sono semplicissimi da fare ma con un risultato favoloso. Il primo trattamento è un impacco di oli per i capelli. Aggiungete l'olio extravergine o olio di semi perché come sappiamo adesso come adesso l'olio extravergine costa tantissimo, quindi possiamo mettere l'olio di girasole o l'olio che potete avere a casa. Aggiungete qualche spicco di aglio, rosmarino e cannella che attiva la microcircolazione dei capelli e aiuta alla ricrescita. Riscaldate giusto un pochino, non li fate bollire e lo staccate dal fuoco. E lo andate ad applicare sui capelli, sul cuoio capelluto, la parte più principale, e poi lo mettete anche sui capelli. Lo potete lasciare una notte intera, sarebbe l'ideale, e il giorno dopo lavatevi i capelli. È molto molto semplice da preparare, ma con un risultato favoloso. Se riuscite a farlo una volta a settimana, sarebbe l'ideale, o una volta ogni 15 giorni. E il secondo trattamento è una maschera. Semplicissima da preparare anche questa, e prendete l'acqua, aggiungete del riso, lo fate bollire. Io, sapendo che ci ho messo troppa acqua, liquido che c'è in più, l'acqua che c'è in più dell'amido, la tolgo via e la userò quando sto lavando i capelli. Li metto un po', l'ultimo risciacquo, metto l'amido di riso. Dopodiché aggiungo all'incirca un cucchiaio bello abbondante di miele, ovviamente dipende dalla quantità che avete preparato, ma i miei capelli sono secchissimi in questo momento e quindi gli do un bel po' di idratazione. E aggiungete dell'olio. Io ho messo l'olio extravergine. Però potete mettere l'olio di avocado, l'olio di ricino, l'olio di mandorle e l'olio di semi di lino, se avete, qualsiasi tipo di olio. O potete mettere al massimo due cucchiaini. E adesso vado a frullare il tutto e vado ad applicarlo sui capelli. Questa maschera è favolosa anche per il corpo. Potete metterla sotto la doccia come l'ultimo passaggio. Lo mettete su, lo lasciate 2 minuti e vi risciacquate. Vi garantisco che avrete un corpo super mega idratato. Lo potete utilizzare anche per il viso. Io tutte le maschere che uso per i capelli, nel frattempo che li metto sui capelli, li metto anche sul viso. Il terzo trattamento, questo è la base per tutte le persone che hanno i capelli ricci, è il gel di semi di lino. Come vedete, io ho messo il fuoco troppo alto e quindi mi ha sporcato dappertutto. È semplicissimo da preparare. Su 2 bicchieri di acqua aggiungete all'incirca 3 cucchiai di semi di lino, lo lasciate bollire, dopodiché bollire per poco tempo, 5-8 minuti al massimo. E lo lasciate raffreddare. Dopodiché, lasciandolo raffreddare con il suo gel, con il suo seme di lino, per creare proprio questo gel bello denso. Ovviamente, se volete il gel più liquido, mettete più acqua. Se lo volete più denso, mettete il seme di lino. Io mi piace mediano, non mi piace tanto né troppo troppo denso perché mi fa senso. Il liquido mi sta bene perché riesco a applicarlo meglio sui capelli. Basta, lo vado a colare e questo è un segreto, un trattamento favoloso sia per i capelli che per il viso perché lascia la pelle spettacolare. Ve lo consiglio vivamente. Io ne preparo dei cubetti, lo metto nel congelatore e li uso sia quando devo fare la pulizia del viso e sia quando ogni tanto quando faccio il styling ai capelli uso questi cubetti, li faccio proprio sciogliere direttamente sui capelli.
lo faccio colare per velino. Come vedete l'ho fatto leggermente denso e comunque non è un problema, basta che aggiungi un pochettino di acqua, lo mescoli bene e scendi che è una meraviglia. Lo dovete colare per togliere i semini perché sennò poi non è proprio, rimangono incastrati nei capelli. Se dovete applicarlo sul viso non serve, potete mantenere i semini. Adesso vado ad aggiungere dell'olio extravergine, all'incirca un cucchiaio, e poi mescelo il tutto. Vado ad applicarlo sui capelli, potete lasciarlo per un'oretta, si secca abbastanza e potete tranquillamente lavare i capelli senza usare il shampoo. Bella gente, eccoci, questo qua è il risultato dopo 3 giorni, come vedete sono veramente belli, comunque io uso sempre la cuffia per andare a dormire, guardate che bel volume, mi piace, a me piace tantissimo. Se vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, ciao!